Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 marzo. Oggi nella caccia al tesoro di Matrix, mi raccomando, vedetelo perché questa sera alle 23:30 speriamo sarà in onda. E i temi della giornata sono quelli ancora che riguardano la politica, 5 giorni dalla consultazione che inizierà a fare il capo dello Stato con i capi delle Camere, del Senato e con i grandi leader politici. Insomma, c'è come l'ha definita il Corriere della Sera, il gioco di scacchi a chi muove e chi si adopera per primi. Beh, la mossa ieri l'ha fatta prima Di Maio, che ha detto la seguente cosa: non riesco a capire come sia possibile far governare questo paese da qualcuno che non è stato eletto. Salvini ha preso il 17% dei voti, Renzi e Berlusconi il 14%, Renzi il 18%, io ho preso il 32% e per questo motivo io devo governare. Poi ha detto anche sostanzialmente altre cose, per esempio quelle oppure insomma i suoi uomini, che non si può governare con Berlusconi, che per loro, per il Movimento 5 Stelle, è incompatibile. Salvini risponde in serata e risponde come è normale che faccia uno che più che al governo dovrebbe dare la scalata al centrodestra, il capitano, come lo chiamano i suoi seguaci sulla rete che ogni tanto seguono anche noi. Tra l'altro, questi seguaci, state calme ragazzi, io non sono né di Salvini né di Berlusconi né di Coso, quindi non mi dite che ho astio nei confronti di Salvini, mi diverto molto quando faccio la zuppa di porro a prendere in giro tutti, è nel DNA di questa zuppa. Qualche volta fanno qualcosa fatta bene, qualche volta fanno qualcosa fatta male, non c'è astio nei confronti di nessuno, né del Movimento 5 Stelle né di Salvini. Certo, Cavaliere a noi ci piace moltissimo, non fosse altro che per 20 anni lo hanno talmente distrutto che l'unica cosa da fare controcorrente era andare a difenderlo sulle minchiate per le quali le accusavano e non sulle cose serie, e cioè quella sua incapacità di fare una rivoluzione liberale. Chiusa la parentesi editoriale, ritorniamo al governo. Oggi Salvini parla e dice varie cose sul Corriere della Sera. La probabilità che si ritorni a votare è al 50%, quindi molto facile che si possa ritornare a votare, che dico io sarebbe anche un bel problema, perché senza cambiare la legge elettorale come si fa? E Salvini in intervista dice che la legge elettorale si deve cambiare, ma si deve cambiare innestando un premio di maggioranza sull'attuale legge elettorale. Su chi deve essere innestato questo premio di maggioranza? Sul primo partito o sulla coalizione? Chiede giustamente il giornalista, e lui dice sulla coalizione. Ragazzi, yes, non faremo mai una legge elettorale perché avremo un Movimento 5 Stelle che vuole un premio di maggioranza, ovviamente comprensibilmente sul partito, e avremo Salvini che vuole invece il premio di maggioranza, ovviamente comprensibilmente sulla coalizione. Coalizione di centrodestra, vi ricordo, ha preso il 37%, ma nessun partito ha preso il 32% quanto ha preso il Movimento 5 Stelle. Quindi la legge elettorale non si farà se queste sono le premesse, così come il governo è difficile che si faccia se, dice Salvini, lui, cioè Di Maio, non si vuole mettere in discussione. Dice: io mi metto in discussione, posso non fare Premier, ma anche Di Maio può decidere, deve decidere di non fare Premier, così sbrogliamo questa matassa e facciamo l'accordone, che poi è quello a cui sta lavorando Salvini, e cioè Lega Movimento 5 Stelle, ma con dentro Forza Italia. Forza Italia ovviamente sta con tutti perché, diciamo, il DNA governativo del Cavaliere Berlusconi è simile a quello della Fiat che ci raccontava nel passato: siamo sempre governativi, così è diventata Forza Italia. Ma vedremo. Travaglio oggi, lo strillone del Movimento 5 Stelle, dice: io non sono, qualcuno mi accusa di fare lo strillone del 5 Stelle, ma ieri, quando c'era la foto di Fico, noi non abbiamo fatto nessuna, diciamo, gran cassa quella foto di Fico, perché è normale che un presidente del Parlamento vada in autobus. Non è normale, non diciamo cazzate, è una di quelle robe che si fanno, come oggi mi sembra il Corriere o Repubblica testimoniano, forse il Messaggero, all'inizio di ogni legislatura, cioè il presidente della Camera e Gentiloni, Monti, che veniva col suo Frecciarossa, addirittura raccorda qualcuno, diventava eroico il fatto che si tirasse da solo il trolley, il presidente del consiglio incaricato Monti, che viene col Frecciarossa e si tira da solo il trolley. Chi lo doveva tirare il trolley? 4 servitori col Fez, tipo in un film di Hitchcock. È ovvio che se lo tira da solo, ma comunque questa è sempre una grande retorica. Quando si arriva a Roma ci si stupisce che si facciano, i politici facciano le cose che facciamo noi. Sì, prendono il metro, prendono il tram, prendono il treno,
rubano, sono invidiosi, pensano al loro stipendio, vogliono stare comodi, vogliono essere narcisisti, fanno esattamente quello che fanno tutti quanti gli altri, non è che sono una categoria a parte i politici, la casta ha creato in loro questa idea che siano diversi perché rubano più degli altri, sono più privilegiati, ognuno è alla ricerca della sua piccola infelicità o del suo piccolo privilegio. Fatta questa premessa, Travaglio, che non ha fatto Travaglio, ma che faccio io, Travaglio ci spiega, da giurista qual è lui, si trasforma in contabile e ci spiega perché il reddito di cittadinanza, con tra l'altro un appoggio di un incredibile professore, Giovanni Scartano, mi scuso con lui perché ho sbagliato il nome, che ci spiega, vedete, quando vedi un professore di economia che ti parla di armamentario degli economisti neoliberisti, allora quel pezzo lo devi lasciar perdere. Quando senti armamentario degli economisti neoliberisti è un fusaro senza, diciamo, la coerenza di fusaro, che si definisce un marx-leninista, amico di Casa Pound. Questi professori che insegnano ai nostri studenti, quando dicono armamentario neoliberista, capisci già che c'è un pregiudizio nei confronti di chi la pensa come noi, e teniamoli da parte. Loro sì che sono dei bei keynesiani intelligenti marxisti che ci spiegano che il problema del mondo sia la disuguaglianza. Stessa cosa più o meno prende, senza capirla bene, Travaglio, e ci spiega perché il reddito di cittadinanza è una cosa fattibile. Ma dice Travaglio che ci vuole, basta togliere gli 80 euro, basta rimettere i 4 miliardi dell'imposta sulla prima casa, basta non fare la TAV, basta non dare i soldi alle banche, cioè tutto l'armamentario, come definirebbe il professore che scrive tre pagine prima, della tipica propaganda leghista 5 grillina, che si dimentica che alle banche non sono stati prestati soldi, non sono stati regalati soldi, ma sono stati prestati, che quei soldi non sono stati prestati alle banche ma ai risparmiatori, se non sarebbero saltati, e Travaglio e Lega si sarebbero incazzati come delle bestie, che la TAV bisogna farla perché l'autostrada del sole, grazie all'autostrada del sole questo paese ha avuto un miracolo economico, grazie alle infrastrutture potrà averlo nei prossimi anni, se no se stiamo qua a pensare di andare avanti a fare trick e track con le biciclette e con l'autobus, vediamo come ci riduciamo. Il fatto di rimettere la tassazione sulla prima casa, che volete che sia, 4 miliardi sulla prima casa, vuol dire ridistruggere l'economia e il mercato edilizio che ha appena ripreso a riprendere. Ma comunque, insomma, se va bene per voi, togliamo la TAV, togliamo gli 80 euro, togliamo l'IMU, togliamo, ovviamente sempre, perché Travaglio ce la mette dentro, perché non si può mettere dentro la lotta all'evasione, e facciamo sto reddito di cittadinanza da 30 miliardi, di cui lui si lamenta, andate sempre a prendere la forchetta alta e mai quella bassa, e che cosa? Insomma, non ve la posso spiegare. Comunque Travaglio, che fa l'economista, viene da ridere, ma comunque leggetelo, lui è il combinato disposto del professore di Tor Vergata. Sgarbi è molto divertente oggi sul giornale, perché ieri Caselli diceva che brutto questo entourage della Casellati, presidente del Senato, e l'entourage delle leggi ad personam del berlusconismo. Sgarbi dice ma che brutto l'entourage di Caselli, che è quello di Ingroia, che è indagato per peculato, e quello delle trattative a Stato Mafia, che è una minchiata, dice Sgarbi, e quella della, dei processi al generale Mori, che è stato assolto e che continuano a rompere le balle, e quello del processo per cui è stato condannato Contrada, ma la Corte Europea ha detto che non era condannabile perché quel reato non c'era quando invece lo hanno condannato. Insomma, questo entourage, dice Sgarbi, è orrendo, altro che quello della Casellati. Molto divertente il pezzo di Sgarbi, dunque, oggi sul giornale, che vi consiglio. Sulla Consip ne parlano un po' tutti i giornali. Cosa succede? Scafarto era il capitano dei carabinieri che è diventato maggiore, cioè c'è stata un'inchiesta, ma è diventato maggiore, perché questo funziona nella nostra pubblica amministrazione: c'è un'inchiesta, diventi maggiore, perché per automatismo diventi maggiore. Il capitano del NOE, e io conosco bene il pregiudizio che hanno quelli del NOE nei confronti di tutti quanti noi indagati, come era il caso mio, cosa succede? Secondo il tribunale del riesame non ci sarebbe stato un complotto da parte del NOE e compagnia cantante nei confronti di Renzi e del padre. Io vi ricordo soltanto una cosa, ed è la seguente: l'ultima volta che ho incontrato Renzi, virgolettato, l'ultima volta che ho incontrato Renzi, nel brogliaccio, nelle carte, diciamo, che ha la procura e che ha scritto Scafarto, questo l'ultima volta che ho incontrato Renzi l'avrebbe detto Romeo, uno che è indagato e che sta in galera. Invece, secondo quanto è avvenuto, non l'avrebbe detto Romeo, ma l'avrebbe detto Bocchino, che era un parlamentare. È molto diverso se Renzi viene incontrato da un indagato che c'è un'azienda discutibile, ovvero si incontra con un parlamentare. Ebbene, questa cosa Scafarto la scrive nel verbale, chiaro? Non mi correggete, la scrive in un atto pubblico. In realtà i suoi ex collaboratori del NOI dicono: guarda che non è Renzi, non è quel Renzi, non viene, questa frase non la devi attribuire a Romeo, ma la devi attribuire a Bocchino.
se ne fotte. Da questo nasce l'inchiesta di Roma, di Jelo, eccetera, che dico, ma come ha fatto a scrivere una baggianata così grossa da cui è nata tutta poi la rivelazione del segreto d'ufficio presunta nei confronti dei giornali, che tutti hanno scritto Renzi e Romeo si incontrano, no? Capite che scandalo, perché è una cosa che si incontra con Bocchino, una cosa che si incontra con Romeo. Vabbè, ve la faccio breve. Tutta questa roba qua, e in realtà, secondo il Tribunale della Sorveglianza, non è vera, e staremo a vedere il giudizio. Ultima cosa che mi viene da morire da le risate è Nicola Latorre, ve lo consiglio, oggi su Nicola Latorre, oggi su Messaggero, è iniziata la collaborazione che spiega tutti quanti i reati che avrebbe commesso quella ONG spagnola, che se ne sarebbe, avrebbe violato ogni regola del mare, avrebbe impedito alla guardia costiera libica di portare in salvo quelle persone in Libia perché erano in Libia, e avrebbe anche impedito, avrebbe disatteso tutti gli ordini della Guardia Costiera italiana. Bene, questo è il quadro, e in questo quadro fantastica l'intervista della sindaca di Barcellona che dice: se condannate le navi spagnole ONG, stiamo condannando anche Barcellona, perché questa è l'attitudine che vorrebbe Barcellona, cioè l'attitudine del sindaco di Barcellona che vuole Barcellona è quella di disobbedire a ogni legge. Va bene? Io direi che tutto per il momento è tutto, vi do appuntamento questa sera con Matrix. E condividete se vi piace questa zuppa. Ciao!